grande richiesta. Quali sono i migliori broker online per iniziare a fare trading online in Europa? Andiamo per gradi. Il termine broker è un vocabolo che a mio modo di vedere è improprio, perché bisogna discriminare se il broker è un dealer o è un market maker, e c'è una differenza sostanziale tra queste due categorie. Il dealer è un intermediario, è un negoziatore, è un soggetto ovviamente finanziaria che è vigilato finanziariamente per il suo operato da parte di autorità di vigilanza finanziaria, che si occupa di prendere il vostro ordine e di inoltrarlo a mercato. Pertanto, quando voi volete comprare una determinata strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato, quell'ordine arriva proprio su quel mercato e viene fillato, cioè viene eseguito, perché dall'altra parte l'intermediario vi consentirà di incontrare un soggetto che invece vuole vendervi quel tipo di strumento finanziario. L'intermediario, il dealer, riceve una commissione per questa operazione, vale a dire quella di intermediazione, i trading fee. Attenzione, il market maker è un mondo completamente diverso. Il market maker, lo dice già stesso il nome, fa il mercato, è un soggetto che crea il mercato e si interpone esclusivamente nei vostri confronti, in quanto vi permette di avere un prezzo di acquisto ed un prezzo di vendita. Se ci fate bene caso, la maggior parte di market maker di solito operano utilizzando CFD e Forex. E trovate dei disclaimer in cui viene più volte menzionato come la probabilità di perdere denaro utilizzando gli strumenti CFD arriva anche all'80% dei casi. E che cosa fa il market maker? Non fa andare il vostro ordine al mercato, no, esclusivamente si occupa, come vi ho detto, di fare un prezzo per acquisto e un prezzo per la vendita, e pertanto lui si accolla un certo tipo di rischio. Il rischio è che la vostra operazione vada a profitto. Se la vostra operazione va a profitto, il vostro profitto diventa un costo per il market maker. Viceversa il contrario: se la vostra operazione va in perdita o va in stop loss, per il market maker diventa un guadagno. Funziona esattamente come ai casinò. È per questo motivo che ci sono tante società che, quando scrivete investire, trading online su un motore di ricerca, vi compaiono i banner di queste società finanziarie che sono market maker e si mettono sul mercato proprio sulla base di quella percentuale, che è generalmente il 90% di chi apre un conto con un market maker perde tutto entro 3 mesi. Quindi il denaro che voi mettete su quel conto viene letteralmente risucchiato poi dal market maker a fronte delle perdite che andate a realizzare, perché le vostre perdite diventano il loro utile, il loro guadagno. Chiusa parentesi, io mi concentrerò esclusivamente all'interno di questa clip sui dealer, cioè sui intermediari. Io non utilizzo market maker, non li ho mai utilizzati nella mia vita. Voglio un intermediario che sia regolamentato, vigilato, che mi consenta di fare proprio quello che vi ho detto: prendere il mio ordine, inviarlo a mercato in tempo reale e incontrare un altro interlocutore che sia come me, voglia o acquistare o vendere quello che io ho posto sul mercato. In tal senso la mia classifica è la seguente: rispettivamente al primo posto Interactive Broker, che è una società di intermediazione statunitense, ma nel momento in cui voi operate come italiani avete come controparte di Interactive Broker Interactive Broker UK, quindi è una società vigilata in Regno Unito che vi consente appunto l'intermediazione finanziaria. Secondo posto abbiamo Saxo Bank, la famosa banca olandese che è diventata, no scusate, danese, che è diventata ancora più grande dopo la recente acquisizione di Bink Bank, un'altra banca, anche questa olandese. E infine, danese. Infine
De Giro, che è una società di intermediazione finanziaria che scaturisce da alcuni dipendenti e manager che lavoravano precedentemente in Bink e ha sede in Olanda. Queste tre società vi consentono di avere accesso a tutto lo scibile quotato per un europeo sia sui mercati di casa nostra che su quelli esteri. Pertanto potrete acquistare azioni, obbligazioni, ETF, future, mutual bond, commodity e probabilmente mi sto dimenticando anche qualcos'altro, ma non importa, perché la cosa principale è il fatto che possiate appunto avere un prodotto, un unico trading account che vi consenta di poter acquistare e vendere in tempo reale, pagando una commissione di intermediazione, qualsiasi strumento finanziario regolamentato in Italia, in Europa o addirittura anche nei mercati cosiddetti esteri, pertanto Stati Uniti, Giappone, Australia e così via discorrendo. Vediamo assieme 5 punti a favore e 5 punti non particolarmente tanto favorevoli nell'utilizzare questi tre servizi di intermediazione che io personalmente conosco. Interactive Broker l'ho utilizzata come a livello corporate per più di un anno, Saxo sono stato cliente di Bink e De Giro lo conosco indirettamente perché presto assistenza a clienti che lo utilizzano per la propria gestione di portafoglio. Andiamo per gradi e vediamoli assieme. Allora, 5 punti di natura positiva. Il primo, sono piattaforme che consentono, sono società di intermediazione finanziaria che hanno sia le mobile, hanno sviluppato sia le mobile application che un fenomenale supporto online, solitamente in lingua inglese. Secondo elemento positivo, rappresentano istituzioni finanziarie molto solide che sono presenti da anni, ad esempio il caso di Saxo. Terzo punto particolarmente di rilievo, consentono accesso a tutti gli strumenti finanziari che sono quotati nel mondo, tranne ovviamente l'Asia, che non è facilmente accessibile da nessuno. Quarta considerazione positiva è che hanno sviluppato delle trading platform a livello professional. Sono servizi che non vanno bene per un beginner, per una persona che ha le prime armi. Sono intermediari finanziari ideali per chi è un professional trader, quindi opera da anni a livello professionistico nei mercati finanziari. Ed infine, nel momento in cui negoziate molto, hanno quasi tutte una struttura commissionale decrescente. Più negoziate, più volume di attività negoziata fate, meno pagate complessivamente in oneri di negoziazione. Vediamo invece adesso quali sono i punti cosiddetti negativi. In prima battuta, è difficile, anzi quasi sempre scontato, che la lingua italiana per il supporto non sia facilmente reperibile, quindi dovete, se avete un'esigenza in tempo reale da soluzionare, riscontrarvi con qualcuno che parla in inglese. Secondo punto negativo, hanno dei maintenance fee, cioè costi di mantenimento solo del trading account, che possono essere in taluni casi particolarmente elevati, come ad esempio Interactive Broker, che presuppone per i primi, se non ricordo male, 8 mesi dall'apertura del conto dovete generare almeno $10,000 di commissione. Se non lo fate, calcolano il volume complessivo delle commissioni che avete sostenuto, lo sottraggono a $10,000 e quello diventa il minimum fee. Quindi se durante i primi 8 mesi, quando avete aperto il conto, sostenete $4,000 di commissioni cumulate nei loro confronti, loro fanno 10.000 meno 4.000, gli dovete $6,000, e questo proprio anche per far comprendere che un
trader alle prime armi, a mio modo di vedere, non dovrebbe avvicinarsi a questi intermediari finanziari, proprio perché sono concepiti e propongono servizi per uno step, per standing di livello professionale. Appunto, come ho detto, terzo elemento negativo, non sono ideali per un beginner, per chi si avvicina la prima volta, anche se questo beginner dovesse essere di un altro paese, quindi vuole avere un intermediario europeo. Quarto, le commissioni sono elevate, non c'è niente da fare, non pagate commissioni a 5 euro per eseguito, cosa che avviene a prescindere dal volume negoziato se utilizzate alcune SIM o alcune banche online in Europa. Ed infine, in taluni casi le commissioni vengono calcolate in percentuale con un minimum fee, quindi non avete la flat a fee, ma avete, faccio un esempio, minimo 0.1-0.2% con un minimo di 20, 30, 40, 50 dollari a seconda dello strumento finanziario su cui volete negoziare. Quindi, in definitiva, se io in questo momento dovessi scegliere uno di questi tre intermediari, preferirei DEGIRO per due motivi sostanziali. Primo, è quello più economico, nel senso che ha livelli professionali, commissioni professionali da negoziazione che sono veramente molto contenuti e battono in questo caso qui la concorrenza. Ricordate che se volete comprare 1000 azioni Enel, che le comprate con Interactive Broker, con Saxo o con DEGIRO, sempre 1000 azioni Enel vi daranno. Quindi, se quel tipo di costo che non crea valore aggiunto lo abbattete il più possibile, nel lungo andare la vostra curva della profittabilità avrà un miglioramento significativo, proprio perché qui gli oneri vengono compressi il più possibile. Secondo, perché è come piattaforma quella più user friendly, quella più facilmente utilizzabile, avvicinabile, quella più intuitiva. Altre piattaforme tipo quella di Interactive Broker, che magari sono migliori magari per quanto riguarda il financial statement, cioè tutta la documentazione che producono poi per gestire contabilmente l'attività di trading. In questo caso io ho scelto appunto Interactive Broker come corporate account, proprio perché potevo beneficiare di questo plus che nel mio caso come società serviva per facilitare tutte le tipiche problematiche di rendicontazione contabile che ci sono all'interno delle imprese. Quindi, in sintesi estrema, questi sono i tre grandi dealer che trovate online in Europa. Attenzione, non mi avete sentito citare Toro e Plus o Plus 500, per quale motivo? Perché sono market maker, sono società finanziarie che hanno sviluppato tutta la loro attività attorno al mondo dei CFD, e a me quelli non solo non interessano, ma personalmente e professionalmente non li consiglio a nessuno. Infine, per chiudere la chiosa, guardate che le banche online italiane, quelle che storicamente sono presenti da decenni sul trading online, assieme anche a tanti altri servizi offerti da alcune SIM per l'intermediazione, danno 10 a 0 a questi broker esteri, sappiatelo, come costi, come stabilità della connessione, come trading platform e così via discorrendo. Quindi pensateci bene prima di aprire un conto nei confronti di questi intermediari. Guardate nel giardino di casa vostra, che ci sono straordinari operatori in Italia che non hanno nulla a che invidiare agli operatori intermediari esteri. Io ho fatto trading in 5 paesi diversi con penso ormai oltre 5 dozzine di provider. Avrò in 20 anni di attività avuto modo di conoscere, di utilizzare e di anche effettuare screening. Ebbene, veramente io mi sento confidente nel fare trading quando ho un intermediario italiano, proprio per, ovviamente uno dei migliori, no, uno a caso, proprio perché hanno sviluppato nell'arco della loro esperienza e maturato poi negli anni delle piattaforme di trading e dei servizi anche di rendicontazione contabile che sono a livello online tra, a mio modo di vedere, i migliori in Europa. Come sempre, temi di approfondimento sulla nota integrativa della clip.